Ciao amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi è lunedì 17 maggio e vi saluto adesso che i miei vicini stanno gridando, ovviamente. No, dai, comunque vi saluto adesso anche se sono, oddio, le 19:40, perché oggi è stata una giornata un po' particolare. Sostanzialmente oggi sono andata a scuola, avevo l'interrogazione di storia, però non è andata proprio come volevo, ma soprattutto non è proprio stata la mia interrogazione più brillante, anzi direi che è stata la mia interrogazione più schifosa dei tempi proprio, o comunque degli ultimi anni. Sostanzialmente sono andata un po' in crisi perché ero partita col piede sbagliato e mi sono fatta un po' prendere dal panico, sostanzialmente non riuscivo più a parlare, a esprimere i concetti, perché le cose le sapevo, io sapevo di saperle, ma non riuscivo a dirle. E quindi sostanzialmente non è stata proprio un'interrogazione brillante, ecco. Diciamo che sono andata proprio in crisi. Ho cercato poi di rialzarmi, di tranquillizzarmi, però sì, diciamo che non è stata proprio l'interrogazione più bella che io abbia mai fatto, e questo ha, diciamo, cambiato un po' tutta quella che doveva essere la routine per la mia giornata di oggi, perché il piano era quello di andare a scuola, una volta tornata da scuola, editare il video per oggi, perché già lo volevo pubblicare ieri, ma non ero riuscita perché appunto avevo un compleanno e quindi lo volevo pubblicare oggi, anche oggi ce l'ho fatta, e dopodiché volevo portarmi un po' avanti. Ah no, non volevo portarmi, cioè sì, volevo portarmi un po' avanti con lo studio, ma quella era una cosa relativa. Più che altro volevo allenarmi, visto che in questi ultimi giorni ho avuto un sacco di cose da fare e ci sto riuscendo ben poco, e poi avevo da aiutare la Franci in economia, che mi ha chiesto una mano qualche giorno fa. Questo è come sarebbe dovuto andare. Come è andata realmente? Sono andata a scuola, questo ok, ho fatto l'interrogazione, questo ok, non come avrei voluto, questo l'avete capito. E dopodiché, siccome il mio ragazzo, come sapete, in classe con me, mi ha vista chiaramente un po' giù, quindi ha deciso di venire qui da me, e quindi niente, oggi siamo stati un po' insieme, poi siamo usciti, che siamo andati nel nostro bar di fiducia e ho aiutato la Franci in economia, e quindi sostanzialmente alla fine non mi sono più allenata e non ho più preparato il video per oggi, perché alla fine ho passato la giornata un attimo a tranquillizzarmi sostanzialmente, e più che altro perché c'era il mio ragazzo, se no magari l'avrei anche editato. E niente, quindi il video slitta domani, lo studio per fortuna non avevo niente di particolarmente imminente, però del resto ce l'abbiamo fatta, e cosa più importante, mi sono riuscita a tranquillizzare senza perdere la testa. Ed ecco quindi raccontato il motivo per il quale oggi non è uscito un video, perché vi ho scritto su Instagram e di conseguenza anche nelle storie di YouTube che non è stata proprio la giornata migliore del mondo a scuola, però non vi ho spiegato il perché, quindi eccolo spiegato. Comunque tranquilli, è tutto bene, cioè sono solo andata un po' in crisi durante l'interrogazione, cioè niente di più, cioè può succedere, quindi cioè non vi preoccupate. Grazie comunque, perché ho visto un sacco di messaggi carini, come sempre. E questo è anche il motivo per il quale vi saluto adesso che sono le 8 meno 20. Questa sera vorrei stare qui tranquilla nel mio lettuccio a leggere un po', quindi adesso spengo i LED e vado giù a farmi una doccia. E anche oggi uso lo shampoo secco, sì, no, lo shampoo solido, non lo shampoo secco. Quindi vediamo come va il secondo lavaggio. E niente, quindi andiamo. Oddio, che luce! Madonna, se li amo, sì, LED. Tra l'altro, non sarei in fissa con il blu adesso. Vabbè, in videocamera fa davvero schifino. Però dal vivo è molto figo il blu, ma sono tutti fighi secondo me i colori, però ce ne sono alcuni che non mi fa. Oddio! Allora, così sembro un avatar. Così sembro Shrek. Mostri gialli. Ah no, mostri arancia e rosa me ne vengono in mente, ma non mi ricordo come si chiama. Questo si potrebbe essere Simpson, ma non riflette come gli altri, mannaggia. Però Avatar e Shrek sono i più belli.
Amici, allora, mi sono fatta la doccia, come vedete dal turbante. Adesso mi sto facendo le unghiette. Infatti questo rumore di sottofondo è sostanzialmente il rumore della lampada. 30 secondi, posso tirare fuori la mano dalla lampada. E niente, tra l'altro abbiamo, stiamo provando un nuovo metodo per applicare appunto lo smalto semipermanente, in modo che rimanga un po' di più. Perché, se ci avete fatto caso, ho rifatto le unghie un sacco di volte nell'arco di poco tempo, purtroppo, perché non è che faccia proprio benissimo mettere in continuazione la mano dentro la lampada, e quindi stiamo utilizzando questa tecnica che ci ha consigliato la mia estetista, la ragazza dalla quale vado a fare la ceretta, ma che comunque fa anche le unghie. Però vabbè, io vendo tutte le cose a casa, non faccio mai le unghie dall'estetista. O meglio, l'ho fatto un paio di volte. Una volta avevo fatto tipo un semi permanente, un'altra, però ero in Sicilia e infatti non avevo dietro la lampada, mi pare. E un'altra volta invece avevo fatto proprio la ricostruzione qui a Como, tra l'altro dalla ragazza che adesso mi fa la laminazione. Però sì, niente, speriamo bene. Adesso appunto sto applicando il top coat in questa mano, poi devo fare l'altra. E nulla, poi vi faccio vedere il risultato finale. Anche perché quella luce non stava rendendo giustizia al vero colore dello smalto. Sì, perché l'altro giorno mia sorella è uscita con mia mamma, anzi ieri, e ne ha presi alcuni nuovi. Oltre alla tazza, alle cose che vi ho fatto vedere nel vlog, che l'ultimo vlog avete visto, ha comprato anche degli smaltini, dopo vi faccio vedere quali. Ok amici, all'alba delle 10 ho appena asciugato i capelli, aia! E si vede perché quando li lascio troppo nel turbante poi fanno un po' cagare, almeno per i primi momenti. Però vabbè, facciamo finta che vadano bene. Comunque queste sono le unghie, in tutto ciò ho fatto questo colore. Purtroppo la forma delle unghie non è proprio uguale, perché vabbè, non avevo voglia di farle corte, perché io prediligo le unghie lunghe. Però ce ne sono alcune che si sono rotte, mannaggia, tipo questo pollice. Però sapete cosa? Non mi interessa. E niente, comunque il colore è un sacco carino. Mi sono dimenticata però di farvi vedere i colori nuovi. Magari ve li faccio vedere domani, adesso me lo segno così domani ve li faccio vedere, tanto siamo ancora nel vlog insieme. E niente, how cute, bellissimo. Tipo questo rosa, dovrebbe essere tipo un rosa pastello, ma è tipo un rosa Barbie. You know? Secondo me sembra molto carino. Però non lo percepite molto, cioè lì sembra un altro colore. Magari domani riesco a farvelo vedere meglio. Comunque anche domani sono a scuola in presenza, come in realtà tutti i giorni questa settimana, tranne mercoledì, perché mercoledì questa settimana tocca a me e il mio gruppo rimanere a casa finalmente. Ci vediamo domani. Ciao amici, buonanotte. Ciao amici, allora sono tornata a casa da scuola, ho pranzato e ho anche appena finito di editare il nuovo video che voi non vedete. Quello che sostanzialmente io avrei voluto pubblicare domenica, che voi avreste dovuto vedere ieri, ma che alla fine uscirà oggi. E adesso, mentre si è sporta, io esco un'oretta che vado a prendermi un caffè al bar con le mie amiche che già sono uscite, quindi le raggiungo subito nel mentre il computer fa rumore con la ventola. E poi quando torno devo studiare, fare un po' di compiti, ma comunque dopo vi aggiorno, quindi ci vediamo tra poco post caffè. Amici, allora sono appena tornata a casa dal mio cafferino e tra l'altro tornata a casa ho visto che c'era stato un problema di rete, quindi ero straconvinta che il video fosse uscito tutto a posto, però non è andata così, quindi vabbè, sta finendo di caricare adesso, se non ci sono altri problemi di rete. Adesso riprendo un attimo in mano la mia vita e devo assolutamente sistemare le copertine, perché ho fatto un casino, è da un sacco che non faccio copertine praticamente per caricare il video. Quindi adesso mi metto lì e faccio tutte quelle che ho in arretrato, perché sono una cretina e da oggi in poi i prossimi video arriveranno con la copertina, promesso, che sono un disastro. La cosa bella è che ormai sostanzialmente non ho neanche più il tempo per allenarmi. Cioè, che bello. Vabbè, adesso metto un po' la musica così sistemo la camera, perché ho un po' di cose qui buttate sul letto in terra, e poi faccio le copertine.
Ok, abbiamo fatto tutto, cioè ho fatto tutto, ce l'ho fatta, ho rifatto le copertine, ho fatto anche quella per oggi, tra l'altro il video si è caricato. Tra l'altro guardate che bello il mio sfondo. È questa foto di Capodanno, una foto con il mio gruppo di amiche, il mio gruppo di amiche, noi siamo quattro, quindi in questa foto siamo in tre. Sono davvero ossessionata con questa foto perché cioè, mi piace un sacco. Niente, mi piaceva anche molto il mio outfit, mi manca vestirmi bene, Madonna. A parte questo, per fortuna ho risolto questo problema e vedo di non arrivare più in questa situazione. Adesso devo stampare un attimo una cosa per mia mamma che me l'ha chiesto e poi devo fare qualche compito e devo capire da dove iniziare a studiare, cioè più che compiti devo proprio iniziare a studiare, devo capire da dove voglio iniziare. Vediamo se stasera riesco a leggere un po', praticamente devo recuperare la live di quella ragazza che sapete seguo, la live del suo book club e niente. Vediamo se riesco a farlo stasera oppure se stasera sarò ancora dietro con i compiti. Non lo so. Ok, stampo sta cosa per mia mamma, come vi dicevo. Sta finendo il toner, mannaggia, però è figa sta cosa che me lo dica dal computer, no? Ok, posso andarlo giù a prendere perché come vedete qui adesso non c'è più niente, quindi vuol dire che ha finito di stampare. Eccolo. In tutto ciò ho lasciato qui la cesta delle unghie da ieri sera perché voglio farvi vedere appunto i nuovi colori. Questo è quello che so io comunque, che sembra più chiaro però da voi. Ok, allora sostanzialmente l'altro giorno, sabato, quando mia sorella e mia mamma hanno fatto un giro, che vi ho fatto vedere che hanno preso la tazza dicevo, la tazza e quant'altro, hanno fatto anche degli acquisti per quanto riguarda le unghie. Per esempio, ho notato che hanno preso uno nuovo di questo. Allora, la marca è sempre Robin Nails perché è quella che praticamente ormai usiamo per tutto. Hanno preso un altro di questo che è tipo uno sgrassatore, quello che usiamo alla fine. Poi hanno preso una base top coat nuovo, nel senso che è due in uno, fa sia da base che da top coat. Anzi, due ne hanno presi di base top coat. Poi questo qui è filler base, ma non so che cosa sia, sinceramente. Questo qui non so se ce l'avessimo già, ma l'ho utilizzato ieri per la prima volta. Si chiama Ultra Bonded, è tipo un preparatore. Serve per far rimanere di più lo smalto sull'unghia, quindi vedremo, visto che le ultime volte vi dicevo che mi continuavo a lamentare perché lo smalto mi saliva in fretta. Allora, vi faccio vedere un attimo quelli nuovi che comunque non sono tantissimi. Questo qui sicuramente è nuovo, si chiama Garden Rose ed è quello che ho su ora. Ecco, questo è il colore. E il colore sulle mie unghie, il colore sulla boccettina è identico, ma non è proprio identico realtà e video. Poi mia sorella ha preso questo qui che si chiama Cameo Pink. Pian piano li proverò un po' tutti. Questo qui è tipo un rosina molto molto chiaro. Anche questo è nuovo, si chiama Ginger Red. E niente, quindi questi qui erano gli acquisti e nulla, tutti smalti per il semipermanente. E adesso iniziamo con lo studiare un pochino e a fare qualche compito. Non so da dove iniziare e adesso vedo un po'. Allora amici, ho fatto un compito di inglese e adesso, prima di cena, volevo iniziare un attimo a guardare il tedesco perché alla fine ho deciso che siccome... Allora, domani sono in DAD, quindi comunque entro alle 8, però sono in DAD, quindi posso sfruttare le ore prima dell'inizio delle lezioni. E poi invece giovedì e venerdì entro proprio alle 10, anche se sono a scuola, però comunque entro più tardi, ho deciso che potrò sfruttare queste ore per studiare un po'. E poi vabbè, c'è anche ovviamente i pomeriggi. Però niente, volevo iniziare a guardare un po' tedesco perché tra un bel po', è tipo una delle ultime verifiche. Avrò per l'appunto una verifica, però dovrò studiarlo con largo anticipo tedesco e quindi volevo un attimo cercare di capire cosa c'è da fare e soprattutto iniziare a creare dei riassuntini da studiare in modo che lo studio sia un po' più facile perché comunque cioè, parliamo di geografia in tedesco e anche comunque cultura in tedesco, quindi... Ok amici, ho fatto un po' di tedesco, mi stanno venendo anche degli schemi molto cool, dei riassunti molto cool e mi sono fatta aiutare da mia mamma come sempre, così evito di
studiare cose grammaticalmente sbagliate e poi almeno lei mi riesce ad aiutare un attimo a rigirare un po' le frasi per non farle proprio uguali al libro, se no io dovrei studiarle a memoria. Cioè che poi le studierò a memoria, ok? Però almeno le studio a memoria ma con le parole un po' rigirate, ecco. E niente, adesso mi preparo per andare a dormire, quindi chiudo le finestre, tra l'altro guardate c'è ancora un po' di luce, disfo il letto, mi metto il pigiamino, poi mi vado anche a lavare perché in tutto ciò abbiamo cenato e nulla, sono tornati mio papà dal lavoro, mia sorella dall'università, quindi abbiamo aspettato loro per cenare e basta, poi mi metto qui nel lettino e non so perché si è fatto un po' tardi. Ehi Siri, non mi caga mai quando mi serve, non mi caga mai. Ah cavoli, sono già le 9:15, che sapete per me è tardissimo. Sono qui in bagno perché mi sono appena lavata il viso e i denti, adesso faccio la mia skin care, quindi applico le solite cremine, che tra l'altro quella del viso mi è già finita tipo qualche giorno fa e mi sta per abbandonare anche il contorno occhi. Guarda, mi ricordo quando tempo lo tampono, ma sono più le volte che sono in fretta o che non mi ricordo. Comunque ho notato che mi sto tipo un po' abbronzando, vi dirò, mi sono sicuramente abbronzata questa parte del corpo quando sono andata a Sirmione, siamo a livello caldo e mi sono scottata proprio, non abbronzata, però noto anche il viso un po' più abbronzato perché comunque andando in giro si abbronza, infatti devo assolutamente iniziare a mettere la crema, cioè devo assolutamente introdurre la crema solare nella mia skin care. Perché comunque non è che il sole si prende solo quando si va al mare, nel senso, quindi è importante. Comunque sono contenta che domani sono a casina, così mi sveglio prima, faccio un po' di cosine, poi sono a casa e non devo prendere il bus per una volta. Sono contenta. Tra l'altro adesso stavo parlando con un mio amico e mi parlava della serie TV Black Mirror, che io ho iniziato un sacco di tempo fa, però è da una vita che non guardo puntate. Vi dirò la verità, è da una vita in realtà che non guardo serie TV in generale. Perché adesso quando ho un po' di tempo libero preferisco leggere, però vabbè, in estate mi sfogherò anche con le serie TV, tipo la sera. Vabbè, vi stavo dicendo, ma poi sono stata interrotta da mia mamma, che sostanzialmente... Ah sì, che mi ricordo che tipo in estate noi andiamo spesso in Sicilia, tra l'altro anche quest'anno andremo, e andremo anche in Grecia, perché in teoria si può andare, però mi sa che dobbiamo fare il tampone prima, vabbè, comunque... Ne parleremo a tempo debito, ovvero quando ci sarà il momento di partire. Comunque vi dicevo che quando mi ricordo che tipo due estati fa particolarmente ero in Sicilia a casa di mia nonna, o meglio nella casa che mia nonna affitta, perché sapete che passai i mesi estivi sempre in Sicilia, i miei nonni passano sempre questi mesi appunto in Sicilia, nel paese nativo di mia nonna. E niente, quindi lì non è che ci sia molta rete, ma soprattutto non c'è rete nel piano della casa in cui dormo io. E mi ricordo che quell'estate avevo visto un sacco di serie TV e molte le avevo viste anche perché tipo scaricavo gli episodi su Netflix sul cellulare, e molte mi ricordo che le avevo viste in quella cameretta dove non c'era rete, quindi non potevo chattare, non potevo guardare TikTok, Instagram, ma c'è proprio zero, non c'è proprio rete lì. E quindi mi ricordo che mi guardavo un sacco di episodi su Netflix che scaricavo nel piano superiore, poi scendevo e andavo giù appunto a vederli con le cuffiette mentre solitamente mia sorella dormiva, quindi io ero lì tipo col cellularino. E quindi niente, tutto ciò per dire che adesso sono più in fissa con la lettura, e però comunque quest'estate darò molto spazio anche alle serie TV, probabilmente anche perché passerò metà estate a casa, ok, ma metà estate in vacanza, quindi probabilmente in vacanza ci sarà un'alternanza di libri e film e serie TV. A proposito di serie TV, come vi stavo accennando, prima parlavo con un amico e praticamente mi parlava della serie TV Black Mirror, che io conosco e adoro, ma è da un sacco di tempo che non guardo un episodio e quindi mi ha fatto venire un sacco di voglia, quindi adesso mi guardo un episodio, ho deciso, anche se sono tipo... le 10:20, ma tanto domani sono a casa, quindi cioè fa niente, anche se mi dovrò svegliare presto comunque, però vabbè. Ecco, come vedete, ah tra l'altro Riverdale, io lo sto guardando tra l'altro con il mio fidanzato, guardiamo ogni tanto gli episodi direttamente su Sky Go,
perché appunto su Sky Go ci sono gli episodi di Riverdale. Vi faccio vedere visto che già lo sto aprendo. E mentre spengo la luce perché tanto ho i led e si vede uguale, quindi... Allora, sostanzialmente non so perché alla tele io non riesca a vederlo nella sezione box set o serie TV, però qua lo vedo. E tra l'altro vedo solo la stagione 5, ma non ci lamentiamo. E tra l'altro mi sa che dopo un po' scompaiono, perché per esempio l'episodio 7, che è quello che tra l'altro dovrei vedere, non lo vedo più qua. Cioè non so bene come funzioni, però io so che, che qui ogni tanto li trovo, ma il problema è che adesso qui vedo l'8, che ho fatto? Ecco, vedo l'8, il 9 e il 10, ma io ho bisogno di vedere il 7, mannaggia. Comunque nulla, sono aggiornati perché per esempio l'11 esce tra ben 85 giorni, cioè quindi nel senso questi episodi usciranno tra un sacco, quindi comunque ne esce una settimana su Sky e sono aggiornati. Però non so se è un problema mio, ma l'8 vedo, non so perché, mannaggia, vabbè, dovrò capire. Comunque vabbè, questa era un'informazione di servizio se qualcuno può essere utile, però ribadisco, io li riesco a vedere solo da Sky Go, non chiedetemi perché. Però adesso, tornando a Black Mirror, adesso mi devo vedere l'ultimo episodio della stagione 3. Tra l'altro sono episodi che durano un'ora l'uno. Se non avete mai visto Black Mirror, io ve la consiglio un sacco. Durano un'ora l'uno, quindi sono tipo dei film. E le stagioni sono comunque molto brevi. Quindi adesso mi guardo l'ultimo della stagione 3. Io ve ne avevo già parlato di questa serie TV, ma tipo un sacco di mesi fa, quindi per chi non sapesse di cosa parla, sostanzialmente sono tutti episodi da, come vi dicevo, da un'ora l'uno, e sostanzialmente sono tutti episodi sconnessi, quindi non c'è un filo conduttore, quindi gli attori degli episodi cambiano di volta in volta e ci sono delle storie diverse di volta in volta. Ogni volta che iniziate un episodio state pronti a tutto perché potrebbe cambiare del tutto la trama. Il filo conduttore di questa serie, in realtà un filo conduttore c'è, e il filo conduttore è il tema. La serie praticamente parla di come potrebbe diventare la nostra società, come potrebbe diventare il mondo se si continua a fare un uso scorretto della tecnologia. È una serie che fa riflettere molto, ma è davvero ben fatta, cioè è fatta da Dio, fa proprio riflettere, è proprio bella secondo me, è proprio fatta bene. E poi il fatto che gli episodi siano sconnessi permette di vedere un episodio ogni tanto. E quindi boh, secondo me è proprio figa, ve la consiglio un sacco. Poi ci sono episodi più belli degli altri, poi vabbè, ci sono episodi che a me sono piaciuti più di altri, però questo ovviamente è un gusto personale. Però in generale a me la serie TV piace un sacco, quindi iper mega consigliata. Ok, quindi iniziamo. Ok, ho dato abbastanza, direi che posso andare a dormire. In realtà non ho finito l'episodio, mi manca un pochino, cioè siamo proprio nel momento in cui si capisce il senso dell'episodio, però non voglio fare troppo tardi, aspetta che così li ho tagliati, dicevo non voglio fare troppo tardi perché domani mattina voglio studiare un po' e non voglio dire vabbè non lo faccio, no? Pensavo di andare a dormire adesso anche se lascerò l'episodio tagliato, tra l'altro penso di aver parlato anche fin troppo in questo video, quindi pensavo di pubblicarvelo direttamente domani. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, se avete qualche richiesta particolare di argomenti di cui volete che io parli aggiungendoli alla scuola di cui vi parlerò fin troppo nei prossimi video, mi raccomando di farmeli sapere giù con un commento. Detto ciò io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo alla prossima con tanti nuovi video e niente, vi mando un bacio e rimanete attivi sulle storie di Instagram e di YouTube per capire quando usciranno i prossimi video. Ciao amici!